Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo per un nuovo episodio della serie Sfida alle Leggende. Dopo 14 tappe, il nostro Zakk Wylz ha soltanto 28 secondi di vantaggio su Eddy Merckx a 2:16 Coppi, a 3:55 Bartali, 4:44 Pogačar e poi tutti gli altri. Andiamo a giocarci altre tappe di questo tour particolare contro le leggende. Andiamo a giocare la tappa 15. Hi guys, Tappa 15 let's che in start the realtà è briefing for this day. pianeggiante, quindi Main io thing to l'andrei a do. simulare, andrei a fare a tappa veloce, tappa con arrivo a Carcassonne, tappa direi quasi completamente piatta, eccetto una seconda categoria, quindi non dovrebbe accadere niente, anzi penso che possa andar via, probabilmente possa andar via una fuga. Questa è la classica tappa da fughe da terza settimana, dove le squadre dei velocisti non hanno tanta forza per inseguire i fuggitivi che solitamente sono numerosi in queste tappe, e quindi immagino che arriverà una fuga. 202 km da Rodez a Carcassonne, vediamo chi sarà il vincitore. Io mi sbilancio, arriva una fuga, vediamo. Intanto, come al solito, caricamento estenuante. Great guys! E invece I no, wasn't vince expecting anything from anche this stage, Till but you bring davanti home a a podium place. Turgi, Well done e to you terzo all. il nostro We Zakk retain the Wylz, yellow che prende jersey. 4 It's a secondi di perfect buono, day. quindi bene così, addirittura davanti a Kristoff. Pantani settimo in volata. È successo un qualcosa di strano, non vedo Eddy Merckx. Eddy Merckx soltanto dodicesimo. Bah, un arrivo un po' strano, la simulazione ha sorriso a noi, si sono staccati dei corridori nel finale, sì, ma poca roba. Poca roba e nessun corridore importante si è staccato, però abbiamo guadagnato 4 secondi di abbuono. Vedete, adesso Eddy Merckx è a 32 secondi. Beh, ci è andata di lusso. Anche Till ne guadagna 10, ma niente di che. Andiamo a giocarci adesso la 16ª tappa. Partenza da Hi guys, let's Carcassonne. start the briefing for this day. Arrivo a Today's Foix. route is hilly and Questa è a una leg tappa breaker. interessante, Perfect for però anche qui attack, la vedo più which should suit the bunches. Una tappa da fughe, perché il finale è in discesa. Ci sono due prima categoria. La strategia potrebbe essere quella di mandare in fuga qualcuno dei nostri corridori favoriti: Merckx, Zakk Wylz e Hinault. Io manderei in fuga qualcuno dei nostri corridori, ma soprattutto vado avanti e ci vediamo nel finale di tappa se dovesse succedere qualcosa. Ok, mancano 30 km alla conclusione. Siamo sul Mur de Peyre. Il finale è quasi tutta discesa e poi pianura. Sono gli ultimi 3 km della salita. Ha attaccato Roglic. Noi abbiamo mandato in fuga Hirt, che adesso ce lo ritroviamo lì davanti. Voglio fare un po' di ritmo. Vediamo se Hirt fa una sparata, anche se lo stanno facendo già quelli del Dream Team. Voglio fare un po' di ritmo forte perché non voglio restare nella discesa e nella pianura seguente da solo contro tutto il Dream Team, perché poi potrebbero attaccare uno alla volta e sarebbe un grosso problema da solo con tutto il Dream Team, che possono partirti nella discesa, nella pianura, e poi non ho nessuno per inseguirli perché solo Hirt mi è rimasto, non so per quanto ancora ne avrà, quindi me lo spremo bene qui su questo strappo, gli faccio fare un po' di andatura forte come sta facendo adesso e vediamo se riusciamo a far fuori un po' di corridori del Dream Team, anche se non sarà facile. Bravo Hirt, che però sta per terminare le energie. Gli diamo un po' di gel rosso. E adesso tira anche al 100%. Mamma mia, che fatica questo Mur de Peyre! È durissimo. Durissimo il Mur de Peyre. Bravissimo Jan Hirt, che comunque ha dato tutto. Anzi, no, potrebbe dare ancora qualcosina a Jan Hirt, con Valverde che insiste nella sua azione. Don Aleandro, anche lui era nella fuga di giornata. Roglic, che nonostante questa andatura ha guadagnato oltre 30 secondi, quindi niente male, niente male. Primoz Roglic va, Hirt a questo punto lo faccio rialzare, non perseverare, ed è, quindi restiamo da soli ed è un grosso problema adesso. Intanto Simon Yates fa la sua andatura. Sono indeciso se partire o meno, magari proviamo una lunga all'ultimo chilometro, giusto per tastare un po' la reazione degli altri corridori. Ci prova James Zakk Wylz. Ci prova Zakk Wylz. Dietro il Dream Team non si scompone, perché sa che c'è
tanto terreno per tornarci sotto. Roglic sta facendo davvero una bella prestazione. Vediamo se riusciamo a prendergli almeno la ruota, ne dubito, perché va ancora forte Primoz Roglic. Abbiamo esaurito un po' il gelo rosso, non riusciamo a tornargli sotto, e il Dream Team fa buona guardia. La squadra delle leggende ci marca bene, ci sono anche Till, Pantani, Bartolino, Pogacar e Merz. Comunque abbiamo fatto fuori qualche corridore della squadra leggende, però sono ancora tutti lì. Proviamo a tornare sotto a Primoz Roglic, vediamo qua, è durissima, vediamo se riusciamo a prendergli la ruota. Sì, abbiamo preso la ruota, vediamo se insiste lo sloveno, prova a dare un cambio a Roglic. Però no, niente da fare, Roglic non collabora lo sloveno della Jumbo-Visma. A questo punto siamo costretti a rialzarci con la squadra delle leggende che torna sotto. Io direi di andare avanti velocemente, giusto per vedere la reazione. No, però non devo tirare io, assolutamente no. Non devo assolutamente tirare, anzi non collaborare. Vediamo cosa succede, andiamo avanti così ma lentamente, cioè avanziamo velocemente ma con un occhio di riguardo a quello che succede, perché siamo proprio nella morsa delle leggende. Qui ci sono Pantani, anche Till, Merckx, Bartali, Coppino, quasi tutti. È strano che non partono uno alla volta, sarebbe la strategia giusta da adottare. Si sta muovendo qualcuno, vediamo. No, mamma mia, mi lagga proprio in un punto pericolosissimo. Andiamo avanti velocemente. Poi vabbè, un tratto in discesa. È strano che non si muovono. Qua la CPU si dimostra un po' deficitaria nelle strategie della squadra delle leggende. Sono rientrati da dietro altri corridori. 13 km, 12, 11, 10 alla conclusione. A questo punto vado a marcare di Merckx e vediamo quello che succede. Mamma mia, attaccato proprio Merckx. Mi sono distratto, ragazzi, questo è un errore. Ha attaccato Merckx, però forse possiamo sfruttare questa cosa a nostro favore, perché c'è il terreno e forse altri corridori potrebbero in qualche modo rispondere, anche se Merckx viene subito ripreso adesso. Viene ripresa adesso di Merckx, che molla. Noi andiamo dietro a questi qui, vediamo, ma ovviamente la squadra delle leggende fa buona guardia. È situazione complessa. Io a questo punto cerco Merckx, ma niente, ci anticipo ogni volta. Quando mancano 6 km, no, non possiamo mollarlo, dobbiamo assolutamente andare dietro al cannibale. Siamo vicinissimi in classifica generale, non possiamo mollare. E di Merckx a questo punto io gli do un cambio, vediamo se collaborano gli altri. Niente da fare, non c'è collaborazione. Questa tappa la può vincere un po' chiunque, però io voglio stare sulla ruota di Merckx, che si stringe gli scarpini. E di Merckx, che evidentemente è pronta a ripartire con un'altra fiondata delle sue allungate Venepool, ma degli altri in realtà non ce ne interessa così tanto. Prendiamo un po' di gel rosso. Merckx, ragazzi, lo vedo pronto a ripartire. Mamma mia che situazione. Parte Adam Yates e qui bisogna stare attenti. 2.5, c'è una curva, provo ad anticipare anch'io perché la curva può esserci utile. Vediamo, forse potevamo farla leggermente meglio, ma abbiamo fatto un piccolo buco, ma un buco che viene subito ricucito. Ultimo chilometro, parte adesso la volata, ci ha sorpreso di Merckx, che ci ha chiuso. Facciamo la sponda alla curva, qua il gioco non ci punisce, vinciamo la tappa. Però qua, ragazzi, qua non ci ha punito il gioco, perché in teoria dovevamo stenderci. Infatti mi sono spaventato tantissimo, non so come ha fatto Zach Wills a non cadere. Questo è un po' i difetti del gioco, che però in questo caso ci hanno aiutato. Abbiamo vinto una tappa difficile, perché non era facile vincerla. Partivano un po' tutti, ci siamo mossi anche abbastanza bene. Voglio giusto un attimo rivedere il replay per capire un po' come abbiamo fatto a non ammazzarci su quelle transenne. Riguardiamo subito il replay. No, qua è troppo avanti. Qua ecco il replay con Merckx, che in realtà ci aveva anticipato.
E qua siamo finiti sulle transenne, ma Zach Wilson è andato di sponda, tipo biliardo, e addirittura ha trovato spinta per la volata. Le transenne di gomma forse si sono inventati, con Merckx che non prende anche l'abbuono del terzo posto, quindi benissimo così. Ok, vinciamo la tappa davanti ad Anquetil, terzo Pogacar, solo quinto Eddy Merckx, classifica generale che cambia, restiamo sempre in testa con 42 secondi di vantaggio. E questi piazzamenti, la vittoria e il terzo posto dell'altra tappa ci hanno fatto guadagnare 14 secondi che in un tour così difficile contro Merckx possono fare la differenza. Ci giochiamo la 17esima tappa, l'ultima tappa di questo episodio che probabilmente sarà il penultimo, e poi ci giocheremo tutto d'un fiato le ultime 4 tappe, 132 km, arrivo in salita, tappa complessa, direi che ci vediamo anche qui nel finale. Allora, 50 alla conclusione, situazione complessa, davanti è andata via una fuga molto numerosa, sono rimasti in 14, ci ho infilato dentro il nostro pozzo vivo come vedete, però da lontanissimo ha attaccato anche Till, che si è ricongiunto con la fuga, gli ha recuperato i 2 minuti e passa che avevano, adesso è lì in testa con 1.31 di vantaggio, però anche Till è a 4.47 da noi, quindi non è proprio una minaccia diretta, mentre è una minaccia Fausto Coppi, che è partito proprio in questo momento, che si trova a soltanto 2 minuti e 30 da noi, ha attaccato. Per fortuna c'è la Jumbo Visma che ci dà una mano e insegue, perché noi non abbiamo chissà che squadra per condurre un inseguimento, abbiamo solo Pozzo Vivo lì davanti che nel caso possiamo fermare, mentre vedete abbiamo Tarame che sta per staccarsi e il povero Hirt che è qui davanti ma non so ancora per quanto ne avrà. Quindi situazione complessa, tappa davvero davvero difficile, con Tish Benoit che adesso fa un po' il lavoro per la Jumbo Visma, ma non ne ha più di tanto, vediamo se Hirt viene qui davanti e tira un pochino. Però questo è Coppi che si è fermato con sto Coppi, meno male, quindi situazione che si calma, anche Till non è pericoloso, quindi possiamo far tirare Hirt magari al 70% e conteniamo la fuga. Attacco di Coppi che viene rintuzzato, si è fermato, quindi situazione che va avanti tranquilla, andiamo avanti velocemente, vediamo come si evolve la situazione con Jan Hirt che tira al 70%, fuga che prende quota, c'è dentro bravissimo il nostro Pozzo Vivo che non collabora e sta a ruota, in discesa magari Hirt può tirare un pochino di più, andare al 90%, anche perché la fuga adesso ha preso un bel vantaggio e diventa pericolosa la situazione. Anche perché poi anche Till rientrerebbe in classifica, a quel punto avremmo 3 avversari per le ultime tappe, Coppi, anche Till e Merckx che è il corridore più vicino, e quindi la situazione sarebbe abbastanza problematica. Qui c'è questo tratto in discesa dove recuperiamo un pochino di energie, oltre 2 minuti il vantaggio, situazione complessa ma comunque ragazzi una situazione gestibile. Andrei avanti velocemente, selezione che è venuta fuori, bravissimo Hirt che è rimasto qui davanti, c'è da dire che ha beccato la condizione, quindi siamo abbastanza fortunati, bravissimo anche Pozzo Vivo, anche lui lì nelle prime posizioni. Hirt a questo punto potrebbe anche proteggerci, perché presumo che c'è qualcun altro a fare il lavoro, sia la Jumbo Visma che tiene la fuga lì abbastanza vicina, a 2 minuti, cerca di non farla andare via. Ci avviciniamo alla penultima salita con la Jumbo Visma che tira, però Hirt dovrebbe tenerci un pochino più davanti e non nella coda del gruppo. Bravissimo comunque Hirt. Qua questa è una salita molto dura, con il Pozzo che prova a stare lì con anche Till che ha preso oltre 3 minuti, però poi c'è un'altra salita ragazzi, anche Till sta sicuramente spendendo energie. Il Pozzo è al limite. No, anche Till adesso sta guadagnando davvero troppo, quindi dobbiamo assolutamente dire a Jan Hirt di tirare, perché la Jumbo non ne ha per andargli sotto, e soprattutto Hirt ci ha tenuto un po' troppo dietro, nelle posizioni indietro. Pozzo Vivo potrebbe anche rialzarsi e aspettarci, vediamo, sì, gli ordiniamo di aspettare il gruppo dietro di lui. Ho detto a Hirt di tirare, ma non mi pare stia rispondendo al comando. Anche Till adesso va via da solo, 3.50 di vantaggio, quasi 4 minuti, sta provando a fare un'impresa alla
Chris Froome con Jumbo-Visma che tira, ma non con grandissima decisione, quindi non hanno grandissime forze. Occhio che anche Till va a fare l'impresa. Vediamo se Hirt tira un pochino, perché qui c'è Sepp Kuss che sta tirando, ma la sua andatura non è irresistibile, per non usare un aggettivo più offensivo. Tappa davvero pazza con anche Till che va per l'impresa. Pozzovivo sicuramente adesso starà recuperando energie, quindi ci darà una mano, però io vorrei spendere un pochino Hirt, perché adesso anche Till si avvicina addirittura alla maglia gialla virtuale. Hirt deve tirare al 100%. Vediamo Almeida se si sposta un attimino, perché sta facendo da tappo Joao Almeida. Kuss tira, ma il giusto. E Hirt non prende la prima posizione, nonostante gli sto ordinando da più di diversi minuti di tirare, ma non va davanti. Vedete ragazzi, non va davanti, quindi proverei a dirgli di proteggerci, perché se gli si sta a ruota uno che va in protezione, a quel punto quello risale. Le provo tutte per far tirare Jan Hirt. Eccolo Hirt che va davanti. Perfetto, e adesso che è davanti deve tirare al 100%. Situazione difficile, perché anche Till è a 30 secondi dalla maglia gialla virtuale. Ah no, no, dalla maglia gialla a tutti gli effetti. Sta facendo davvero un'impresa. Parte intanto Pogacar, ma Pogacar è lontano in classifica. Queste sono le situazioni quando non si ha una squadra. Partono anche Roglic e Vingegaard. Io provo a salire di passo con Hirt, dato che ancora ne ha. Lo sfruttiamo. Pozzovivo può aspettare ancora. Il gruppo dietro aspetta Zach Wills, così recupera un po' di energie. Bravo Hirt, che comunque sta disputando un'ottima tappa. Mamma che situazione, anche Till oggi va via come una moto, impressionante. Già anche Till, che è anche la maglia verde, secondo nella classifica appunti. Intanto Jan Hirt sembra essere un po' al limite, ripreso anche Pozzovivo, me lo son perso, però è stato ripreso anche Pozzovivo, che però non ne ha per darci una mano. Cioè, incredibile come anche Till, nonostante qui si stia tirando, continua a mantenere quei 4 minuti di vantaggio. Prestazione incredibile della leggenda francese. Jacques Anquetil che passa davanti al GPM, al Gran Premio della Montagna. Qui c'è Primoz Roglic che fa l'andatura per Jonas Vingegaard, ma guadagniamo poco. La situazione si fa complessa, perché avremo tanti avversari nelle tappe finali di questo tour. Pozzovivo e Hirt non ce la fanno più a questo livello, non possono restare con questi corridori. Dream Team che fa la voce grossa e che probabilmente andrà a prendersi la tappa con un grandissimo anche Till, gioco che lagga in discesa. Adesso dobbiamo assolutamente recuperare energie in questa discesa e poi provare a dar tutto sulla salita finale, ma non sarà affatto facile. Dobbiamo stare soprattutto attenti ai contropiedi di Merckx, che proverà ad attaccare nonostante ha davanti anche Till. Di questo ne sono assolutamente certo. Recuperiamo energie, meno di 20 km alla conclusione. Tappa un po' strana, un po' bizzarra, con questo attacco da lontano di anche Till, che stacca tutti e si lancia in un'impresa solitaria alla Chris Froome. Ha attaccato quando mancavano oltre 60 km, l'ho lasciato andare perché comunque credevo che non potesse guadagnare chissà quanto, però invece mi sbagliavo. C'è da dire che adesso sta iniziando un pochino a perdere, quindi forse la fatica inizia a sentirla anche lui, perché gli stiamo guadagnando parecchio anche in questa discesa. C'è Roglic che tira, quindi può essere che nella salita finale alla fine gli guadagniamo tanto e anche Till resta comunque lontano in classifica generale. Secondo me la tappa la vince sicuro, perché un corridore come lui non si farà recuperare 3 minuti, però magari ha fatto fatica e gli torniamo sotto. I nostri compagni non ce la fanno, sono troppo lontani, quindi dico a Pozzovivo di non perseverare più. Stesso discorso per Hirt, così recuperano un po' di energie per le prossime tappe. Qui c'è Roglic che è intenzionato a tirare, a fare la tappa per gli altri. Intanto è partito di nuovo Fausto Coppi, ma c'è Roglic che tira, quindi non è un problema. Sta per iniziare adesso l'ultima salita, cerchiamo di guadagnare un pochino di posizioni. Mamma mia che ritmo sta facendo Roglic. Anche Till ha perso tanto, solo 2.40, quindi
diventa meno pericolosa la situazione. C'è da dire che Coppi ha attaccato lì davanti e proviamo a risalire, vediamo chi tira. C'è sempre il solito Roglic che fa buona guardia. Qui addirittura possiamo metterci in posizione aerodinamica e recuperare un attimino di energie e posizioni. Quindi ottimo lavoro di Zach Wills con Roglic che si è trasformato davvero in un ottimo alleato, lo sloveno della Jumbo Visma che tira per Vingegaard. Qui gli ho fatto allargare un po' la curva, inizia l'ultima salita durissima con anche Till che ha 2,34 di vantaggio, quindi presumo andrà a vincere questa tappa e a fare una bella impresa. Ha attaccato Fausto Coppi che ha guadagnato una ventina di secondi su di noi, quindi la squadra delle leggende ci sta davvero mettendo in difficoltà, ci sta mettendo alla prova. Però il finale è duro, quindi possiamo sicuramente difenderci su queste rampe. Zach Wills ha una buona condizione, sta bene. C'è Roglic che comunque sta tirando, quindi bene così. Coppi si ferma, si riferma Coppi, è già la seconda volta che ha questo atteggiamento. Qua ci si gioca comunque il secondo posto, perché quel terzetto lì, Carapazzi, Sagir e Bardet, verrà ripreso nel finale, quindi ci sono 6 secondi di abbuono in palio che sono importanti. Squadra delle leggende che è qui tutta davanti con Bartali, Indurain, Merckx, dietro presumo ci sia anche Pantani, ci sono tutti. Ci avviciniamo ai 5 km alla conclusione con Coppi che porta davanti Merckx, Roglic bravissimo che continua a tirare per Jonas Vingegaard che sta risalendo le posizioni, ripresi a doppia, tripla velocità i fuggitivi che erano davanti. Terzetto all'inseguimento di Anquetil che si sfalda con Carapaz e Bardet che staccano Jon Izagirre, che la maglia qua Jon Izagirre non ce la fa più a seguirle, ma addirittura adesso Bardet stacca Carapaz, ma verrà sicuramente ripreso. Iniziamo già a vederli tra una curva e l'altra, ultimi 5 km. Il nostro Zach Wills sta benone, abbiamo addirittura tutto il gel blu da prendere, lo iniziamo a prendere, che possiamo addirittura scattare, anche se il finale è durissimo, quindi bisogna stare attenti perché un attimo piantarsi. E Roglic non so se ce la fa ancora a tirare, perché lo vedo abbastanza al limite e credo che dobbiamo tirare noi, però se attacchiamo adesso rischiamo di portarci dietro tutti i corridori. Infatti attacca Pogacar, io provo ad andare con Tadej, vediamo se Pogacar poi con noi a ruota continua, perché potrebbe essere un ottimo traino lo sloveno della UAE Emirates. Attacco di Tadej Pogacar con Zach Wills che gli va a ruota, ripresi adesso Carapaz e Bardet, parte di Merckx in contropiede, cerchiamo di andargli subito a ruota, alla ruota del Cannibale che ha provato a sorprenderci, ma facciamo buona guardia, prendiamo il gel blu. Situazione è abbastanza complessa perché non possiamo. Mamma mia, riparte di Merckx che è fiondata. Anche Marco Pantani qui davanti, anche Marco Pantani. Qui facciamo bene la curva e gli torniamo sotto. Dobbiamo prendere un po' di gel rosso perché Merckx altrimenti ci riparte. Infatti è così, non ci dà tregua. È di Merckx che vuole staccarci, qua rischiamo di perdere contatto perché non abbiamo più gel rosso. Ci sta staccando Eddie Merckx, ci sta staccando Eddie Merckx che adesso però si è un attimino piantato. Noi prendiamo tutto il gel rosso, proviamo a sfruttare il tornante per tornargli sotto. Impressionante Eddie Merckx, una prova di forza incredibile con Zach Wills che prova a prendergli la ruota, ce la fa dietro il vuoto, anzi no, c'è la squadra delle leggende che insegue. Zach Wills stremato sulla ruota di Eddie Merckx che insiste. Ultimo chilometro con anche Till che va a prendersi la tappa, ma il suo vantaggio è notevolmente diminuito. Eddie Merckx che prova a ripartire, noi sfruttiamo meglio il tornante e abbiamo guadagnato qualche secondo su Merckx. Anche Till arriva, vince la tappa e qua c'è la volata per il secondo posto, sta arrivando da dietro Gino Bartali, proviamo adesso a scattare per prenderci il secondo posto di tappa. Sì, secondo posto di tappa, bravissimo Zach Wills, l'abbiamo gestita perfettamente ragazzi. Dunque, vittoria di tappa di Anquetil con l'attacco da lontano, noi secondi, 6 secondi di abbuono a 1,18 e tra l'altro Merckx si stacca
prende un buco anche di 5 secondi, quindi gli guadagniamo 11 secondi. Vediamo come si evolve la classifica generale con il nostro Zach Wills con 53 secondi di vantaggio su Eddy Merckx, 2,50 su Coppi. Occhio ad Anquetil che torna a 3,25, quinto Bartoli a 4,11, sesto Pogacar 5,14, settimo Hinault, ottavo Vingegaard, nono Pantani, decimo Evenepoel, undicesimo Bernal, dodicesimo Roglic. Dunque abbiamo rinforzato la nostra classifica generale in queste tappe, addirittura 53 secondi su Eddy Merckx. Direi che termina qui questo episodio di Sfida delle Leggende. Io vi saluto, vi invito a lasciare un like se trovate questi video interessanti, ad iscrivervi al canale e ci vediamo qui sul canale del Ciclista Anonimo, sempre con video dedicati al ciclismo, e poi settimana prossima ultimo episodio di Sfida alle Leggende. Ciao a tutti ragazzi.